Quali sono le novità? Berlusconi ci ha fatto capire che sta venendo fuori qualcosa di interessante, di importante e soprattutto di vero, perché è furente. L'altro giorno ormai lui non si rende più nemmeno conto che quando parla di solito confessa. Ha detto: è una follia che ci siano pezzi di procure a Milano e a Palermo che si occupano ancora di fatti del 92-93 cospirando contro di noi. I fatti del 92-93 sono l'assassinio di Falcone, della moglie e della sua scorta, di Borsellino e della sua scorta, e le stragi di Milano, di Firenze e di Roma. Una ventina di morti e un centinaio di feriti. Dice: una follia che ci se ne occupi ancora. Beh, certo, è ovvio. Acqua passata. Noi ci occupiamo delle stragi degli altri, l'11 settembre, eccetera, no? Per carità, è giusto occuparcene, oggi è l'anniversario, ma forse potremmo anche occuparci delle nostre di stragi. Quelle sono le ultime e non le ha fatte Al-Qaeda. Pensate a quanto, al fiume di inchiostro che è stato versato in questi anni sul pericolo del terrorismo islamico in Italia. C'è gente che ci ha costruito delle intere carriere. Ci sono giornalisti che si sono specializzati nell'additare l'imam di Gallarate e l'imam di Carmagnola come delle centrali terroristiche, annunciando per imminenti devastanti attentati di Al-Qaeda. Manco un petardo, per fortuna, in Italia. In compenso abbiamo le stragi di mafia di cui nessuno ha parlato in questi 17 anni, che attendono ancora di conoscere chi è stato. Sappiamo chi ha pigiato il pulsante, sappiamo che ci sono dei mandanti esterni alla mafia, sappiamo che non li hanno presi, sappiamo che sono ancora a piede libero, sappiamo che sanno delle cose e sappiamo che con quelle cose che sanno hanno potuto fare meravigliose carriere. Certamente non fanno i barboni sotto i ponti, quelli che hanno ordinato le stragi del 92-93, in un paese dove chi ha argomenti di ricatto fa un carrierone. Però li dobbiamo prendere. E si sono riaperte delle indagini e Berlusconi immediatamente ha detto: ecco, cospirano contro di noi. Qualcuno, ma basterebbe il bambino della fiaba, del Granduca, il re è nudo, no? Qualcuno, bambino che dice: ma scusi presidente, ma ci siamo persi qualcosa. Lei sa qualcosa che noi non sappiamo, perché la notizia è che riaprono le indagini sulle stragi e lei risponde: quindi cospirano contro di noi. C'è un salto logico. Che c'entra indagare sulle stragi col cospirare contro di lei? E chi siete voi? Cosa vuol dire contro di noi? Noi chi? Chi siete? Come vi chiamate? Che rapporto avete con le stragi se ogni volta che riapro un'indagine sulle stragi vi incazzate? Quanti italiani, quando sentono dire riaprono indagini sulle stragi, dicono: ah, allora cospirano contro di me? Quanti ce ne sono? Mi pare lei, anzi voi, se ci dice chi sono gli altri, è tanto di guadagnato. Se poi quello lì è anche il Presidente del Consiglio, è curioso. Poi a nessuno viene in mente di dire: ma strana sta cosa. L'altro giorno sono venuti a trovarci in redazione al Fatto, abbiamo fatto un piccolo forum con dei intellettuali, storici, giuristi, scrittori, artisti, due magistrati antimafia, Ingroi e Scarpinato. È successo il finimondo, dice: ah, eccoli, hai visto che non sono imparziali, vanno alla redazione del Fatto. Sono magistrati antimafia e quindi sono anti-Berlusconi. Questo c'era scritto proprio nel titolo sul giornale di Felte, anche lui non se ne accorge ma confessa. Dire che il magistrato antimafia per definizione è anche anti-Berlusconi potrebbe mettere nel lettore più acuto il dubbio che Berlusconi uguale mafia, se antimafia uguale anti-Berlusconi. Proprio è un'equazione classica, no? Se antimafia uguale anti-Berlusconi, allora mafia uguale Berlusconi. Ma l'hai detto tu, eh? Perché sono così preoccupati? Sono preoccupati perché c'è gente che parla, non solo la Troise, che la sistemi con una fiction che va in onda su Canale 5, visto che alla RAI
Purtroppo Sacca è venuto meno all'affetto dei suoi cari. Ma c'è gente che parla davanti ai magistrati e racconta cose che prima evidentemente altri magistrati non avevano voluto sentire. Oppure si trovano pezzi di carta che prima non si erano voluti vedere. Capisco che qualcuno resterà sorpreso di quello che sto per dire, perché se non frequenta internet è difficile che abbia avuto notizia di tutto ciò. Ma quest'estate, tomo tomo cacchio cacchio, come diceva Totò, sono saltate fuori tre lettere che Provenzano ha scritto a Berlusconi fra il 92 e il 94. Tre lettere. La prima, immediatamente prima della strage di Capaci, inizio 92. La seconda, subito dopo la strage di Via D'Amelio, fine del 92. La terza, inizio 94, cioè quando Berlusconi scende in campo. Infatti Provenzano in quella lettera Berlusconi lo chiama onorevole e gli dice che la mafia è pronta a garantirgli il massimo appoggio alla sua politica, se però Berlusconi metterà a disposizione della mafia una delle sue reti televisive. In caso contrario, accadrà un triste evento. Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, dice che il triste evento era il rapimento o l'assassinio di Pier Silvio. Dato che Pier Silvio, per fortuna, è vivo e vegeto e non ha mai subito attentati, vuol dire che le lettere sono state esaudite. Forse anche andando al di là delle più rosee aspettative di Provenzano, perché invece di mettergliene a disposizione una, tre gliene hanno messe a disposizione. Basta che andate a vedere che cosa dicevano le reti Mediaset nel 92, 93, 94, no scusate, nel 94, dopo la discesa in campo in avanti, quando sono diventate dei manganelli e dei fucili puntati contro i magistrati antimafia, in difesa dei mafiosi e in difesa degli amici dei mafiosi. Ricordate Sgarbi che dà dell'assassino a Caselli, forse nemmeno Provenzano osava sperare tanto, gliene bastava una fra l'altro. E invece c'era Sgarbi su Canale 5, Fede su Rete 4 e Liguori su Italia 1 che organizzavano il pestaggio dei magistrati antimafia, come di quelli di Mani Pulite.